dell'ufficio scolastico provinciale alla signora Cravascio e naturalmente la Giuseppe Grande. Siamo onorati questa sera di avere l'ufficio scolastico a Venosa grazie alla ideazione di questo formidabile progetto. Io l'ho definito così perché è stata l'intuizione quella di Giuseppe Grande di valorizzare il territorio lucano in uno scenario internazionale, che è quello di Sanremo. In realtà l'attività è iniziata già lo scorso anno, i nostri studenti sono stati i primi a calcare, diciamo così, il palcoscenico di Sanremo, riportando un enorme successo, sebbene i ragazzi fossero soltanto al secondo anno. E devo dire, se proprio vogliamo essere materialisti, che il risultato lo abbiamo riscontrato nelle iscrizioni. Il liceo musicale, a soli 3 anni dalla sua istituzione, sta registrando un successo proprio in termini di alunni che chiedono di frequentare questo istituto. E quindi Giuseppe Grande ci ha dato questa possibilità, noi l'abbiamo colta, ci abbiamo creduto e abbiamo quest'anno continuato a crederci. Naturalmente i nostri studenti hanno aderito all'iniziativa e tutti i docenti del liceo musicale hanno lavorato duramente per portare i nostri ragazzi a questo risultato. Il professore Farina, che dirige l'orchestra, il professore Marino, che è referente del liceo musicale, e tutti i docenti del liceo musicale, dai docenti di musica d'insieme, Monte Calvo, lo Zuppone, ai docenti di strumento, pianoforte, Lapruno, Tiri, Sacchetti, Matonti, Ciliberto del potenziamento. Qui dottoressa, anche il potenziamento lavora bene e devo dire che il risultato vale d'aiuto anche per gli studenti. Il professore Vigillo, la professoressa Colangelo, io vorrei citare tutti quelli che vedo stasera in sala. Facciamo un bello Zotta. Parte proprio dell'ufficio che non sempre è facile trovare. Io naturalmente ho detto le nostre ombre ci sono, però noi ce le teniamo tra di noi. La serata è per ringraziare sia l'ufficio scolastico per aver concesso quest'anno un partenariato e sia Giuseppe Grande per l'iniziativa. Vogliamo mangiare con una targa la dottoressa Infante. Vorrei che ad offrirla fosse Vania Liscio, che è referente del progetto in collaborazione con Giuseppe Grande. Prego, dottoressa. La dottoressa Giuseppe Infante, dirigente USP Basilicata, per la professionalità nonché per l'entusiasmo con i quali ha presentato due serve e l'evento Saremo Sol. Grazie. Prego, dottoressa, a lei. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Mi vorrei mettere a parte rispetto ai ragazzi. Allora, prima di tutto, bentrovati ai ragazzi. Ci siamo conosciuti a Sanremo. Ed è strano conoscerci, noi che siamo tutti lucani, in un contesto diverso. E poi buonasera ai genitori, ai professori, al personale ATA e al dirigente scolastico dell'istituto, nonché a Giuseppe Grande, grazie al quale è stato possibile realizzare questo ponte, possiamo dire, perché così è stato definito da diversi ragazzi nel momento in cui sono state fatte delle interviste finali e alcuni di loro appunto hanno sottolineato il fatto che per uno studente di un liceo musicale, quindi che ha indirizzato un po' il suo percorso di vita e di studi, diciamo, un po'
può il percorso professionale in questa direzione essere in un contesto come quello sanremese è stato, diciamo, un sogno che si è già realizzato quando sono così giovani. Per me era la prima esperienza a Sanremo, sia come città, diciamo, località turistica, sia nel contesto del festival, e noi che cresciamo, diciamo, fin da quando siamo piccoli, davanti alla televisione, no, sul divano con la famiglia a guardare il festival, essere lì crea un po' di emozione. Quindi mi metto anche nei panni dei ragazzi che, studiando nel liceo musicale, vivono queste esperienze in prima persona. È importante sottolineare anche quelli che sono i motivi per i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha deciso di aderire a questo patto d'azione. Innanzitutto, diciamo che l'Ufficio Scolastico riceve tante proposte di partenariato, tante proposte di protocolli d'intesa, patti, però non può aderire ovviamente a tutti, quindi fa anche una selezione. E uno dei motivi per cui è stato scelto questo percorso è proprio la possibilità che si dà ai ragazzi di unire l'aspetto storico-culturale, perché comunque ci troviamo in un'altra regione, la Liguria, quindi un'altra parte della nostra bellissima Italia, quindi l'aspetto, diciamo, non tanto turistico quanto proprio di crescita culturale, ma anche l'aspetto più legato al mondo della scuola, perché i ragazzi comunque hanno avuto la possibilità di esibirsi all'interno della cornice sanremese durante la settimana del festival, che non è facile, perché comunque i ragazzi sicuramente avranno raccontato che è un momento per la città di Sanremo molto, diciamo, dinamico, attivo, quindi camminare per le vie della cittadina significava comunque avere la possibilità di incontrare anche delle persone del settore, giornalisti, esperti nel campo musicale dello spettacolo, oltre che ovviamente i cantanti più o meno famosi, perché poi vedevo anche che le vie di Sanremo diventavano anche il modo, no, per farsi conoscere, c'era chi si esibiva, no, per la strada, così improvvisandosi un po', e chi invece più bravo si metteva in mostra. Quindi diciamo che Sanremo offre l'opportunità a chi studia nel liceo musicale di rendersi conto di ciò che ruota intorno alla kermesse sanremese, sia per quanto riguarda l'aspetto musicale, sia per quanto riguarda anche l'aspetto della promozione del territorio, del marketing, del turismo. Infatti, quando poi i ragazzi erano a Palafiori a Sanremo, io ho avuto l'opportunità insieme all'assessore del comune di Matera di incontrare anche l'assessore all'istruzione di Sanremo, rappresentanti degli enti locali, coloro che organizzano, quindi le Sanremo On, che questa rete di aziende, sia dell'enogastronomia, quindi ristoranti, alberghi, quindi diciamo che c'è un mondo che ruota intorno a questo avvenimento, che è importante anche da considerare per la nostra regione, perché noi ci stiamo affacciando adesso, forse all'inizio un po' impreparati, a questo successo dato da Matera capitale europea e della cultura. E se andiamo a Matera in un giorno qualsiasi vediamo nel parcheggio almeno 6-7 pullman, quando invece prima, andando a Matera, vedevamo soltanto nel periodo di marzo, aprile, maggio, il periodo delle gite scolastiche. Invece adesso comunque Matera è diventato un po' il centro del turismo, soprattutto nel sud Italia, e quindi l'opportunità che si ha di considerare un modello, che è quello di Sanremo, di sviluppo del territorio, di sviluppo turistico, del marketing e della promozione, offre l'opportunità anche a ragazzi che studiano in altri indirizzi, quindi abbiamo coinvolto, è stato coinvolto anche l'Istituto Baltagnini di Venosa, quindi il settore tecnico, ma anche in futuro si possono coinvolgere gli istituti alberghieri, perché comunque ci sono stati anche, per chi ha seguito un po' la diretta, questi momenti di show cooking, quindi questi momenti di cucina, di promozione del territorio, dei prodotti enogastronomici, e poi anche la possibilità di coinvolgere
coinvolgere gli alunni anche dei licei, perché comunque ci sono dei musei, ci sono degli attrattori turistici, quindi è bene considerare Sanremo non soltanto per l'aspetto musicale, ma per tutte le potenzialità che possono essere considerate anche da noi, perché poi Sanremo è una piccola cittadina, comunque di provincia, che vive questo boom turistico che si concentra nel mese di febbraio, però comunque il nome di Sanremo, al di là del festival, è noto. Quindi diciamo che per noi il fatto di poter coinvolgere non solo gli alunni dei licei musicali, ma anche gli altri indirizzi di studio, quindi di vivere anche un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, che in questo diciamo, anno di avvio del patto d'azione è stato più facile per i ragazzi del liceo musicale, perché comunque esibirsi, quindi mettere in pratica le proprie competenze, quindi quello che si studia a scuola, all'interno di un contesto un po' più allargato, perché i ragazzi si sono esibiti all'interno di un vero studio, con una vera regia dove c'era il tecnico, il fonico, il regista, le telecamere, quindi dà l'opportunità già di sperimentare in pratica quello che succede in uno spettacolo reale e vero. E poi anche le interviste che sono state fatte da alcuni studenti in un salotto televisivo, anche per me era la prima volta, devo dire, perché al di là delle interviste un po' delle televisioni locali, però sedersi in un salotto come se si stesse in qualsiasi altra trasmissione televisiva, in uno studio, anche per me è stato insomma emozionante, perché poi non è che capita tutti i giorni. Quindi se la mia è stata un'emozione, figuriamoci la vostra, che siete molto più piccoli di me. Quindi diciamo che questa occasione di Sanremo è un'occasione poliedrica, offre molteplici opportunità e sta alla scuola a cogliere l'opportunità che meglio risponde alle proprie esigenze. Quindi sicuramente i miei complimenti alla dirigente Carlo Magno per aver confermato per il secondo anno la scelta di questa opportunità per i ragazzi, e anche quella degli altri dirigenti scolastici che hanno colto per la prima volta l'occasione di mettersi in gioco, perché comunque si parte quest'anno un partenariato, un patto d'azione forte, perché comunque c'è il comune di Sanremo, Sanremo On, che è questa rete di tutte le aziende nella, diciamo, nella cornice turistica di Sanremo, l'orchestra, la sinfonica di Sanremo, e poi c'è anche l'assessorato ai sassi del comune di Matera, che è l'ufficio scolastico regionale, sempre con l'intento di coinvolgere anche l'ufficio scolastico regionale per la Liguria, perché non deve essere soltanto l'occasione per i nostri ragazzi di andare in Liguria, ma anche dei ragazzi liguri di venire nel nostro contesto. Quindi si potrebbe pensare, non so, nel periodo in cui si fa il, sto dicendo così, il certame, il Norazziano, ma di far partecipare anche i ragazzi di licei classici della Liguria, che magari già partecipano, però con un protocollo d'azione magari coinvolgerli in maniera più mirata, oppure anche altre manifestazioni che si organizzano nella nostra regione in quel periodo, o anche diciamo un'occasione per far visitare le nostre aziende legate a diversi settori diciamo di sviluppo produttivo del territorio. Quindi diciamo che anche per noi deve essere un'occasione di crescita, quindi uno scambio, un gemellaggio vero e proprio. Quindi con l'ufficio scolastico regionale per la Liguria cercheremo questa intesa, proprio perché deve diventare una doppia opportunità di crescita per entrambe le parti. E poi quindi c'è questo aspetto interessante dell'alternanza, che diventa occasione di orientamento e riorientamento, perché sicuramente molti dei ragazzi che sono qui hanno scelto, penso la maggior parte, se non tutti, hanno scelto questa scuola perché amano la musica, altrimenti non si spiegherebbe. Però diciamo il fatto di essere all'interno di una cornice come quella sanremese, che per chi studia la musica insomma è un po' la capitale, no, della musica italiana, si capisce anche magari qualche altra passione che si ha, magari c'è la possibilità di scoprire qualche altra cosa. Già il fatto di essere stato in uno studio e di vedere, avete visto, diverse persone in azione, potrebbe dare l'opportunità di pensare di poter diventare un giorno un tecnico del suono, perché sto dicendo così, oppure
cioè perché ci sono tante piccole professionalità che si scoprono nel momento in cui si va in, diciamo, sul campo. Quindi il fatto anche di vedere queste tecnologie legate alla musica, quindi diventa un momento veramente di crescita e di mettere in pratica le competenze, quindi quello che ogni giorno si studia a scuola. Anche il fatto di, e lo dicevamo con qualcuno, con uno dei ragazzi durante un'intervista, in effetti esibirsi magari qui oggi è un po' diverso dall'essersi esibito all'interno di uno studio, e quindi diciamo che è un'occasione che viene data, che comunque è preziosa, che poi magari per la strada abbiamo incontrato meno quel cantante, pure quello ci sta come elemento, diciamo, in più. Cantanti poi sconosciuti, perché io sono stata vicino, io ero la sua vicina amica, noi eravamo tutti amica, e ho detto, ma chi è? Pensavo che a volte vanno a me, no? Ma chi è? No? E io ho ignorato, scusate, ma non sapevo, cioè spiegazioni le conosco, ma non sapevo che il cantante si chiama Mica, oppure con Ludovica Comello, o con Fabrizio Moro, cioè per me erano nomi, ma non li conoscevo, cioè magari le canzoni pure, ma diciamo non conoscevo i nomi, quindi è stata un'occasione anche per me di... Poi abbiamo visto dalla finestra, abbiamo visto una sera Maria De Filippi, Carlo Conte, allora è stato più, diciamo, li vediamo in televisione, però poi c'erano nomi per noi sconosciuti, e comunque è stato bello anche perché poi gli alunni, qualche altro diceva, Beata, ma voi vi siete passata vicina a questo cantante? Così non sono sempre ricordare che era insomma, quindi comunque è una bella occasione di crescita. E poi l'altro aspetto molto interessante che ho detto subito alla preside appena sono arrivata è stata l'educazione dei ragazzi di Venosa. Perché almeno io quando ero insegnante, quando venivano i genitori all'incontro scuola famiglia, io subito dicevo vostro figlio è educato, però sì, vabbè, ma poi la scuola. Aspetta, il fatto di dire che è educato, già secondo me abbiamo raggiunto un grande obiettivo, perché secondo me la persona prima si presenta per come, no, si comporta e poi dopo andiamo a vedere le competenze. E devo dire che sono stati molto bravi, molto educati. E c'è anche da dire un'altra cosa, sicuramente i ragazzi, tutti i ragazzi, insomma, si sa che la notte, magari quando si va in albergo, no, la prima volta si vanno magari in gita insieme, in viaggio di istruzione insieme, fanno un po' di chiasso, però finalmente ci stiamo tutti. Però poi è bene non andare oltre, anche perché soprattutto negli ultimi tempi c'è un grande focus su questi atteggiamenti che vengono considerate ragazzate, ma che ragazzate non solo, si sente parlare tanto di bullismo eccetera, quindi quello che passa per una ragazzata poi si può rivelare molto più grande, si può rivelare molto più grande di quello che è. E devo dire che i ragazzi sono stati bravi, sia perché sono bravi, quindi complimenti anche alle famiglie, perché veramente educati, saltavano sempre, buongiorno e buonasera, ma anche nel loro comportamento, però anche i professori che li hanno accompagnati, il professor Farina e il professor Marino, e insieme alla signora Bagnaliscio sono stati come i carabinieri, quindi comunque anche questo è importante, perché sapere di affidare i propri figli a docenti e in questo caso assistente amministrativo, comunque diciamo un punto di riferimento importante in quanto referente proprio del progetto, è importante dare anche una sicurezza a voi genitori anche per le prossime occasioni, perché comunque i professori sono stati sempre vicini ai ragazzi, non ho mai visto i ragazzi in giro per Sanremo soli magari, e sempre con i professori che passavano, e poi anche il fatto di come si sono presentati, no? Nello studio, tutti vestiti per bene, insomma, devo dire che la prima cosa che ho detto alla preside è stato, insomma, ho dato i miei complimenti proprio perché come si sono comportati, ovviamente complimenti anche a chi li ha accompagnati, perché non sempre è così, cioè noi ci auguriamo sempre che vada sempre tutto liscio e tutto per bene, però il fatto che ci sia il docente che controlla e che è presente, e che quindi significa che ci tiene insomma quello che sta accadendo e che non la vive il docente magari come una sua vacanza personale, ma come un lavoro, anzi devo dire che forse uno dei lavori
delle attività più complicate per la professione docente accompagnare i ragazzi in viaggio di istruzione, perché si sa che i ragazzi poi la prima volta che escono vogliono stare insieme, però diventa per i professori, insomma, avrebbero bisogno di 2 o 3 giorni di, dobbiamo studiare, 2 o 3 giorni di riposo, perché comunque diventa impegnativo. Però devo dire, insomma, che è andato tutto bene e quindi i ragazzi comunque sono stati bene, si sono comportati bene. Poi sicuramente possiamo dopo magari ascoltare qualche ragazzo, qualche genitore per un feedback diretto, insomma, dell'esperienza. Però io penso che, insomma, dalle parole che ho sentito sia stata un'ottima esperienza. E poi ovviamente il ringraziamento soprattutto a Giuseppe, perché è venuto a proporre il patto d'azione in ufficio, e poi è stato anche tenace, perché vero, no? Perché voglio dire, ripeto, noi abbiamo tanti, diciamo, protocolli che possiamo stipulare, però ci dobbiamo affidare anche a chi dà segnali di serietà. E devo dire che il professor Farina mi ha incontrato, vero, l'anno scorso a Rio Nero, dove gli alunni di Pino sono stati bravissimi. E insomma, quando l'ho conosciuto, il professore mi ha detto: siamo appena tornati da Sanremo, si sono esibiti i ragazzi, e quindi è là la prima volta che ho sentito parlare di questo progetto. E quindi, dato che erano stati bravissimi nell'esibizione, insomma, già li conosco, diciamo, per nome, adesso li conosciamo in diretta. E quindi, diciamo, anche il fatto di aver avuto un aumento delle iscrizioni sicuramente un dato positivo, anche se poi devo dare una notizia un po' così alla dirigente, perché noi non possiamo dare più classi per quelli che ci sono del liceo musicale, perché per gli organici si possono confermare solo le classi che ci sono. Quindi se a Venosa c'è solo una sezione di musicale, noi non possiamo dare più classi, cioè un'altra prima, che ne so, 2 prime o 3 prime al liceo musicale, ma soltanto per quest'anno si può confermare il numero se si ha quest'anno. Quindi diciamo che anche se la scuola ha avuto 40, ho visto 35 su 30, non mi ricordo il numero, insomma, ha avuto un bel po' di iscrizione, però soltanto il numero per una classe. E quindi, diciamo, questa è la cosa un po' negativa, però diciamo che il fatto che i ragazzi si iscrivano a questa scuola, ovviamente anche al liceo classico e anche a professionali che fanno parte di questo istituto, e anche allo scientifico, è vero, è un dato, insomma, positivo. Quindi non mi resta, insomma, che ringraziare tutti per avermi invitato, soprattutto a ritirare il premio. E è venuta con me poi anche la signora Ravascio, che si occupa dei docenti. Quindi è funzionario che praticamente si occupa di assegnare i docenti nelle scuole, sia le scuole medie che le scuole superiori, e quindi ovviamente c'è anche una vicinanza della funzionaria con i professori qui presenti. E quindi niente, io ringrazio veramente la dirigente di cuore e soprattutto i ragazzi che sono stati bravissimi, e insomma il mio augurio è di continuare così a coltivare questa vostra passione, considerando che questa è una bella notizia: noi nelle scuole medie della provincia di Potenza abbiamo tanti posti, quindi per me un ragazzo giovane che si diploma al conservatorio viene subito assunto, perché abbiamo tanti posti vacanti in alcuni strumenti, abbiamo docenti nati anche nell'87, 88, abbiamo docenti giovanissimi di 25, cioè proprio giovani, e quindi diciamo che in questo momento, nel contesto della provincia di Potenza, sicuramente, così come dico, studiare a scienze della formazione primaria è un futuro, così dico anche seguire, diciamo, la via, il percorso musicale, anche per trovare una collocazione all'interno della scuola, in questo momento in provincia di Potenza è sicuramente possibile, anche perché noi siamo la provincia in Italia con un numero maggiore di istituti di scuole medie musicali, le SMIM, le scuole medie indirizzo musicale, la provincia con il più alto numero. Quindi noi abbiamo tantissimi docenti di strumenti
E quindi siamo alla ricerca, tant'è che molti docenti vengono dalla Puglia e dalla Calabria, perché non ci sono tanti docenti lucani. Quindi diciamo che appassionarsi a questo mondo può anche rappresentare un'opportunità vera di lavoro, un investimento per il futuro. Ok, allora grazie mille, grazie soprattutto per la parte. Grazie tante alla dottoressa Infante per le belle parole. Che l'ufficio scolastico sia venuto qui direttamente a Venosa è veramente un grande motivo di orgoglio e sicuramente denota la grande sensibilità che la dottoressa ha nella gestione di un ufficio che assolutamente non è semplice, così la dottoressa, così come la signora Travascio. Ringraziamento particolare voglio fare veramente questa sera alla signora Travascio, che tante volte viene accusata di essere aggressiva, di essere dura. Vi posso assicurare a tutti i docenti che assolutamente non è semplice, che la dottoressa svolge un ruolo davvero molto molto difficile. Con noi ha intrattenuto sempre dei rapporti altamente professionali e se noi siamo riusciti a costituire un organico che ci ha consentito questi risultati è anche grazie alla preziosa collaborazione della scuola. Un velosino illustre, io ti auguro di diventare, di rientrare in quel carnet di personaggi illustri, perché veramente quando sono arrivata qui a Venosa mi sono resa conto che è una terra ricca di fertili ingenti, pensavo solo Lazio, invece poi ho scoperto il cardinale De Luca, ho scoperto Luigi Lavista, poi Gesualdo da Venosa, e grazie anche a Gesualdo da Venosa noi abbiamo il nostro liceo musicale. Quindi veramente Giuseppe, il mio augurio, ed è quello che abbiamo scritto anche sulla targa, è che tu possa diventare per Venosa un altro cittadino illustre, perché tu è stato veramente un atto di grande coraggio. Non è facile conquistare l'ufficio scolastico, che tante volte noi riceviamo dei no categorici, tutti noi comprendiamo perfettamente i motivi, e non è facile nemmeno coinvolgere un comune come Matera, che è capitale europea della cultura, che poteva fare benissimo a meno di Giuseppe Gravide. Quindi vuol dire che ci sono delle competenze, delle qualità che ti hanno contraddistinto e che ti contraddistinguono. Allora Vania consegna la targa a Giuseppe Gravide. Consolidi nel tempo a beneficio del territorio lucano. Ma io sono più emozionato ora di essere qui con tutti questi complimenti. Il mio applauso va soprattutto, riprendo le parole della dottoressa Infante, all'educazione che hanno avuto i ragazzi, che di questi giorni non è scontata. Quindi un grazie ai genitori per il lavoro che fanno a casa, perché se sono così educati sicuramente il merito è loro. Un merito ai professori, a chi ha lavorato dietro le quinte, quindi che non è magari potuto venire a Sanremo, e un super applauso quindi a professor Farina, Rocco Marino e Vania per avermi saputo gestire. Quindi, la dottoressa ha detto tutto, faccio una specifica, che il discorso alternanza scuola-lavoro fatto con Sanremo in un primo momento doveva essere con la Sinfonica, abbiamo preferito con Sanremo proprio perché Sanremo racchiude le migliori attività imprenditoriali di Sanremo, tra cui l'Ariston, l'Orchestra Sinfonica, quindi con Sanremo abbiamo abbracciato un po' tutto. E poi voglio dire grazie ai ragazzi, perché mi avete fatto fare bella figura, ho ricevuto i complimenti da alcuni addetti ai lavori che erano presenti durante la trasmissione, abbiamo già ricevuto un invito e credo che
lo riceverete ufficialmente, lo riceverà la scuola per una manifestazione, no? Non posso dire altro, però vi do questa notizia e quindi il mio grazie va a voi. Mi avete fatto fare bella figura, io ce la metto tutta, voi avete visto, ci sono per organizzare un evento di questa portata, non è facile, ci sono tanti sacrifici, abbiamo pochi mezzi, perché poi sostanzialmente ci siamo autofinanziati, non abbiamo avuto contributi né dalla regione né dai comuni, quindi e non è facile senza contributi mettere in piedi un salotto, alla fine gestito da 5-6 professionisti. Tenete presente che un salotto televisivo, dietro un salotto anche piccolo, girano almeno 20-30 persone. Noi abbiamo fatto in 5-6 il lavoro di 30 persone. Siamo arrivati alla fine veramente stanchi, però questo ci ha gratificato. E credetemi, i vostri ragazzi, preside, un grazie anche a te perché sei stata la prima l'anno scorso a crederci e bisogna insieme a Vania e ai professori. Un grazie veramente alla dottoressa Infante e alla dottoressa Datena per aver accolto le mie insistenti richieste di adesione al patto d'azione e un grazie a voi. Io e i firmatari del patto, la dottoressa, ci siamo, stiamo lavorando anche per il futuro e cercheremo sempre di fare di più per voi e per la scuola. Grazie.